Ancora qui per questa ultima parte di Overture, quella del venerdì. È bello perché questo osservatorio che si rivolge ai giovani. Poi mi dicevate in privato che molti giovani parlano anche di quella che è la loro reale situazione familiare, di una famiglia che non c'è più perché Sì, è molti sono figli di divorziati. E vero, i figli di anch'io. divorziati, qui stiamo figli Sì, divorziati, voi sì, entrambi. entrambi figli Sì. divorziati. Non me ne il nostro. Michele ha un bel rapporto perché è assolutamente paritario, aperto e rispettoso. Però non potrete mai essere come dei figli di persone non separate, No, questo sia è vero. chiaro. Io ho un'immagine che non mi ricordo, un Natale come nelle pubblicità. Che vedo tutti questi panettoni, sta famiglia sotto l'albero tutti insieme. Io invece non me la ricordo proprio. Guardate, Robert, lui è un DJ. La radio rischia di non farlo uscire per quello che è. Lui è un ragazzo con un cuore così ed è una persona, un bravo ragazzo. E ha detto una cosa adesso che è di una dolcezza e anche Vero. è anche dolorosa. Quanto tempo è che i tuoi sono separati? Penso 17 anni. Avevi 10 anni Sì. quando? Figlio unico? Sì. Poi loro si sono risposati, no, per capire. Sono stati con due Comunque compagni hai differenti. rivissuto la nuova Sì. compagna di tuo padre e la nuova compagna di Sì. tua madre. E com'è stato il rapporto? Non c'entra No, niente. loro non c'entrano niente perché comunque ti vogliono dare un affetto che non possono darti. L'importante è che poi subentrino figure positive Sì, questo all'interno è della vita del bambino, positivissimo. perché se entra matto. Sì, no, questo è positivissimo, però da parte mia, cioè io voglio l'affetto da mio padre e da E da mia tua madre. madre, non voglio l'affetto da un'altra persona che, pure se vedo che comunque te lo vuole dare, però tu, cioè, c'hai l'istinto che lo Certo, vuoi da tua madre e da tuo padre. puoi rispondere o meno a questa domanda. No? Preferisci non rispondere. Ma Sì, ok, sì. aspetta. Sì. Ok, faccia quello che vuole, noi siamo suoi ospiti e questa è la sua trasmissione. È ovvio che quando il nucleo familiare si disgrega, cioè all'interno del bambino qualcosa si va a spezzare. Magari i genitori di oggi non se ne rendono minimamente conto. Cioè, secondo io vivo questa situazione sulla mia pelle tuttora anche con mio fratello. Le liti continue, i rimorsi, il parlare male dell'altro genitore al proprio figlio, i rimorsi stessi per il partner perduto, messi sull'immagine, cioè praticamente c'è una traslazione, l'immagine del padre diventa il figlio o il contrario, l'immagine della madre diventa il figlio o la figlia, si crea un circolo di odio, di... È davvero in alcuni casi una situazione pesante. Non dico che sia sempre così, perché io conosco dei miei amici che da separati, anzi, i genitori sono riusciti a dargli di più, molto di più, perché dentro casa non riuscivano a convivere e creavano un'atmosfera, diciamo, non sana. Invece da separati gli hanno dato la possibilità di vivere pienamente sia la figura della madre che del padre. In alcuni casi, però, quando non c'è la forza di dividersi, quando la coppia non ha la forza di dividersi e quando uno dei due è succube e quindi non riesce a cambiare la situazione e l'ambiente diventa malato. I bambini crescono in una situazione che davvero li cambia per tutta la vita. Cioè, indipendentemente da quello che si sente dire, i bambini soffrono, sì, però io non sono nemmeno in grado in questo momento di descrivere quale sia la vera situazione di un bambino che si trova diviso, cioè tu, perché poi senti tuo padre che ti dice: "Ah, perché tu non vieni dalla famiglia di tua nonna?" E invece tua mamma ti fa: "Ah, perché tu a tuo padre hai detto così?" O quando subentra magari un compagno di un genitore, l'altro genitore inizia ad avere la gelosia. È davvero un meccanismo molto, molto. Io non perché sia arrogante, ma a volte sono assolutamente veloce nelle dinamiche di ragionamento e mentale. E sei l'ospite, se ci sono ospiti, mi ha dato qualcosa e da oggi devo riordinare la classifica, ti metto al primissimo posto perché hai speso 4 minuti di una profondità e di un'umanità straordinaria. E sono contento di averti incontrato per questo. E prendiamo spunto dalle parole perché poi è facile dire sono quattro coglioni, sono quattro matte, insomma vanno in giro, fanno sesso a 17 anni, pff, non ci sono più valori, non c'è più niente.
E troppo stanno facendo perché li abbiamo lasciati in mezzo alle macerie e li abbiamo lasciati lì. E abbiamo detto: adesso costruitevelo il vostro futuro, il vostro mondo migliore. Quando bastava magari un po' più di attenzione da parte nostra. Mettere al mondo, costruire una famiglia è un atto, è un'opera straordinaria, soprattutto quando poi si hanno dei figli. Noi ci conosciamo profondamente, sappiamo che avere una moglie e un marito, sappiamo cosa possiamo dare in questo rapporto, cosa non possiamo mai far mancare, cosa non deve mai mancare. Ma se poi ci sono dei figli, queste responsabilità e questi oneri, anche questo onore diventa ancora più grande, ancora più amplificato, ancora più richiesto. È stato un momento di radio bellissimo. Credo l'unico ospite, no, l'unico, ci mancherebbe, ma mai mi sono lasciato prendere dal racconto di un ospite. Poi tu non sei ospite, sei una collega, quindi. Ed è Grazie. stato e ha lanciato un messaggio meraviglioso. Non è E stato se molto siete separati, chiaro, molto chiaro, credimi, molto più chiaro. Poi tu hai questo fatto, ma do tu palle con questa autocritica, lasciate un po' leggera, amica mia. Però a proposito dei leggeri. Che poi lei sveglia, non abbiamo mai detto, ma lei è la nipote di Max Leggero. E gli ho svegliamo. tolto le cose migliori. Piano piano gli porto via la piscina, la nipote. E un saluto a Max e a Federica, un grande affetto. Ciao zio. E un bacione a Manuel Pietro, a nonna, a tutti. Ha lanciato un grande messaggio. Se poi questo sforzo ci è stato impossibile, questo traguardo non lo abbiamo raggiunto, quello di non ritornare, di non rimanere in famiglia, siamo separati, basta poco, perché diventano delle vittime assurdo, no? Sono il sacrificio della nostra dabbenaggine. Con più rispetto, magari parla del nonno, della tua ex moglie, vabbè, nonno, sai, è così, ma nonno è una brava persona, basta poco a volte, basta poco. Perché poi dice che rimpianto io come figlio di non aver passato quei 10 minuti in più con mio padre. Ma che dolore non aver fatto il padre per 10 minuti in più con mio figlio, no? Anche queste. Poi i rimpianti sono una cosa, i rimorsi chiamano la coscienza a giudizio, poi diventa pesante. Grazie di cuore, Robert Breck, che esce male perché è tutto sincopato, invece è un ragazzo bellissimo e bravissimo. Grazie. Grazie alla nostra Grazie a Michela Di voi. Maso, grazie davvero di cuore.